Ok ragazzi, ciao a tutti, ormai sapete cosa trattiamo in questi tipi di vlog, abbiamo qui un prodotto Pringles davvero particolare. Per quanto possano essere standard le patatine alla paprika, dobbiamo sapere che comunque, per quanto riguarda certi brand, ci ritroviamo dinanzi a molte, molte sorprese. Quindi, spesso e volentieri, un prodotto che traspare come qualcosa di normale, una volta che viene aperto, può dare qualche nuovo gusto, qualche nuova prelibatezza, si può rivelare, diciamo, più che buono. Quindi proviamo queste Pringles alla paprika, sono molto comuni e sono anche molto particolari perché le rinnovano spesso, realizzano sempre dei nuovi design per i loro tubi, quindi talvolta è anche curioso capire il perché di questa cosa, se è solo un fattore estetico o se cambia anche il sapore. Un po' come tutte le Pringles, hanno di base il loro sapore caratteristico che riguarda tutto quanto il brand, quindi non c'è da aspettarsi se il sapore di base è quello delle Pringles. Però il tocco intenso della paprika è molto buono. Il sapore della paprika si sposa bene con quello che è la base delle patatine Pringles, quindi il classico aroma di fecole unito sostanzialmente a questa spezia, che devo dire è anche molto molto intensa perché si vede che le patatine sono cosparse molto bene da quella che è la paprika. Super croccanti, super deliziose, super appetitose. Ne ho approfittato perché si trovano al supermercato al costo di 1,29 euro. Poi dipende, ripeto, dalle offerte. A volte le si trovano a così poco, delle volte appunto il prezzo è leggermente maggiore. Però sta di fatto che sono delle patatine molto molto buone. Queste Pringles alla paprika. Veramente, veramente strepitose. E ripeto, per quanto normali esse siano, in realtà è sempre un piacere degustarsele con calma, con tranquillità. Accompagnano benissimo in ogni momento, ragazzi, veramente in ogni momento. Quindi sì, sono qualcosa di molto particolare. Nella loro semplicità sanno essere veramente molto 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 buone. Come tutte le Pringles, queste qua sono approvate. Finora non ci sono state Pringles che non mi sono piaciute, cioè mi sono piaciute tutte. Di fatto sono molto buone, hanno tutte quante un sapore particolare. Se dovessi scegliere, sono troppo differenti l'una dall'altra per poter valutare al meglio quale sia la migliore. Ci sono quelle al prosciutto, quelle al formaggio, quelle piccanti, cioè sono dei sapori troppo disparati e diversi l'uno dall'altro per poter dare una valutazione e capire quale sia la migliore. Però anche queste qui sono ottime, quindi io ovvio che le consigli.
Concludo qui questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!